Villa delle Ginestre è il polo focalizzatore di tutta la riabilitazione, codice 28 per il Mielo Leso, per quello che riguarda la Sicilia occidentale, soprattutto le province di Palermo, Trapani, Agrigento e sino a spingersi sino a Caltanissetta tranquillamente. Qual è il senso di questa istituzione, di questa messa in rete delle strutture siciliane? È importantissima, perché la messa in rete significa assistere in maniera omogenea ed adeguata il Mielo Leso in tutto l'ambito siciliano. Per evitare che ci siano delle discrepanze, perché può sussistere che perifericamente, per esempio in un'altra città dove è molto distante da un centro per la mielo lesione, per la riabilitazione, avere un background e soprattutto un livello assistenziale inferiore. Questo non deve succedere, assolutamente. Probabilmente c'è poca informazione anche a livello della cittadinanza, la gente non conosce bene cos'è un paziente affetto da mielolesione e quali sono i percorsi lunghissimi riabilitativi. Il problema non è la cittadinanza, il problema sono anche i colleghi che molto spesso purtroppo non sono adeguatamente formati anche a livello, diciamo, come studi post laurea soprattutto da questo punto di vista. E la popolazione in generale vede la mielolesione come una patologia brutta, una lesione dove si formano le piaghe, le lesioni da decubito, e molti colleghi reputano che sia da non focalizzare con la possibilità di un reintegro sociale pressoché completo. Infatti l'abbattimento delle barriere architettoniche è importantissimo nell'ambito della città, perché permette a dei soggetti assolutamente normali, perché se uno ha una lesione a livello di 10 è assolutamente in grado di compiere qualsiasi tipo di attività come se non avesse alcun tipo di lesione. Le sue gambe possono essere vicariate perfettamente da strumenti succedanei, come possono essere sedie a rotelle con elettrificazione della motorizzazione, assolutamente elevatori. Ora la tecnologia è in grado di fare supplire adeguatamente alla mancanza delle gambe, alla mancanza dell'uso delle gambe. E quindi il suggerimento è formazione anche per i medici? Formazione per i medici, soprattutto iniziare dai medici ospedalieri per finire sino al medico di base, che è assolutamente strumento e compendio di tutto. Il medico di base ha una funzione, un ruolo importantissimo, soprattutto conoscitivo. Dobbiamo valorizzare sempre di più il medico di base. Purtroppo molto spesso viene ridotto a colui che scrive ricetta, non è assolutamente vero. Il medico di base è in grado assolutamente di comprendere addirittura i sintomi precoci, per esempio, di una malattia. La mielolesione molto spesso è traumatica, ma ci sono anche patologie che sono in grave scelta e sono lente. Questo è il compito del medico di base, che è assolutamente in grado di farlo se gli si danno i mezzi e le possibilità.